trascorrere le vacanze a casa è davvero un crimine. Andiamo in spiaggia. Allora, Jane? Ecco, qui ci abbronzeremo. Bel posto, Lily. E, ups, c'è anche bel tempo, vero? Ups. Jane, siamo nei guai. Arriva un uragano. Dove siamo, Jane? Non lo so, Lily. Ma è stupendo qui. Davvero? Fermiamoci qui. Costruiamo una zattera. Ma prima guardiamoci intorno. C'è così tanto da vedere. Vecchie camere d'aria. Ottimo! Sì, e guarda qui. Strumenti. Dei tesoretti da costruzione. Al lavoro. Queste tavole saranno utili. Mettiamo le tavole in fila. Qui è perfetto. La zattera sarà enorme. Servono altre assi per tenere insieme la base. Tagliamole e mettiamole ai lati. Impressionante. Ed ecco l'abitatore. Facile, facile. Ehi, ci sono anch'io, Lily. Ecco a te. Jane è una costruttrice nata. Mettiamo due travi al centro della zattera. Capovolgiamo la base. E continuiamo a creare. Ora creiamo un telaio di legno. Atteniamoci al piano. Serviranno angoli in metallo. Guarda e impara, Lily. Fissa gli angoli su entrambi i lati. Wow! Ci siamo! Le travi sono a posto. Possiamo unirle dall'alto? Ottimo lavoro! Ma sembra un po' debole. Cosa facciamo? Niente panico. Useremo solo molte viti. Perfetto. Ora è più solido. E la traversa andrà lì. Ecco fatto, Lily. Ce l'abbiamo fatta. È venuto bene. Ma non abbiamo finito. Serve più spazio. Yes. Pronta? Spostiamo il letto. Ora c'è molto spazio per la creatività. Cos'altro c'è qui? Wow. Secchi? Andranno bene? E Jane ha trovato qualcosa di figo. Quante decorazioni ci sono? Della vernice. Jane, faremo dei puff luminosi. Facciamolo. Dipingiamo i secchi. Blu e verde. E ora i sedili. Posizioniamo le tavole a croce. Quasi finito. Manca solo un po' di morbidezza. Lily, facciamo anche un tavolo. Ecco le gambe. Lo faremo in bambù. Usiamo una scatola di plastica al posto del piano. Voglio i mobili il più luminosi possibile. Wow, ti piace? Oh, yes. Molto, Lily. Ora la sistemiamo sulle gambe. E la fissiamo con le fascette. Non servono viti. E questa corda farà da decorazione. È ora di pulire. Ed ecco la protagonista, la zattera di legno. Non è molto colorata. Ma di che colore la facciamo? Ti va il bianco? Ottima scelta. Il bianco sta benissimo con il mare. Non è facile. Ma Lily e Jane non si arrendono. Ecco che significa lavorare in squadra. Ce l'abbiamo fatta, Jane. Così si fa. Ma non è ora di rilassarsi? Perché c'è sempre qualcosa da fare. E questa rete è utile per realizzare un tappeto di design. Rimandiamogli una forma. A pesce è un'ottima idea. Okay. Prendiamo il tulle dal baule. Lo tagliamo a strisce. E le passiamo attraverso la rete. Sarà davvero creativo. E il pesce è pronto a nuotare. Oh no, Jane! Ma dove andremo a dormire? Ecco un'idea creativa. Al posto del letto useremo un materasso. È un letto sull'acqua. Ma prima dobbiamo gonfiarlo. Facile, no? Facciamo finta di fare fitness all'aperto. Più veloce, più veloce. Ce l'abbiamo fatta. Lily, aspetta. A questo letto manca qualcosa. Una testiera elegante. Bella idea. La parte principale è pronta. Ora basta coprirla con la gomma piuma.
E mettiamoci sopra anche un bel pezzo di tessuto. Pronta, Lily? Servono punti metallici? Ci sono! La testiera è stupenda! Ma rendiamola ancora più bella, legandola con una corda. E ora uniamo i pezzi. È l'ora di una bella nuotata! Entrano in scena le camere d'aria. Gonfiamole e fissiamole sotto alla zattera. Spero che le corde siano resistenti. Non vogliamo naufragare. Getta l'ancora! Jane! Funziona! Ok, ora allestiamo questo spazio. Il letto a conchiglia andrà qui. Ma che fai, Lily? Prendiamo questo, Jane. Fantastico, il letto è pronto. Ti va un pisolino? Lily, alzati! Non è il momento di oziare. Lily, fa così caldo qui. Ma so cosa fare. Jane, ci serve una tettoia. Dammi una mano. Voilà, benvenuta all'ombra. Il sole non ci disturberà più. Ti piace, Lily? Lo specchio. Sì, è utile, ma non sta bene con l'interno. E ora che facciamo allora? Beh, cerchiamo i tesori del mare, ovviamente. Io credo in te, Lily. Puoi farcela? Fatto che pesca ricca. Jane, guarda qui. Wow, Lily, sei una maga. Nessuna magia, solo abilità. Questo non è più uno specchio, ma un'opera d'arte. Giusto, ma dove lo mettiamo? Beh, in questo caso il tavolo è utile. Mi piace. Mobili ispirati al mare. Armonia totale. Ora anche quando nuoti puoi apparire al meglio. Ma non abbiamo finito con l'arredamento. Prendi i puff. Estendiamo il tappeto a forma di pesce. Qualche oggetto all'interno? Beh, c'è altro di utile nel mare? Alghe, Jane! Che ne dici di aggiungere un po' di verde agli interni? Non è una cattiva idea. Il verde è così rinfrescante. Potremmo fare anche un'altalena. È semplice. Attacchiamo una corda e una tavola al soffitto. Tira su e lega. Jane, sarà fantastico! Wow, viticci di cartone! Usiamoli per decorare le corde. Chi proverà per prima l'altalena? Questa vacanza sarà favolosa, ma mangerei qualcosa. Giusto, serve un'area barbecue. Creiamone una. Il manico non ci servirà. E Lily taglierà la griglia a misura. Fissiamo la padella al bordo e mettiamoci sopra la griglia. Lily, ottimo lavoro! Il mare di notte è favoloso. Questo paesaggio è ipnotico. Ci serve più luce, Lily. Vediamo cosa c'è qui. Lampadine, ecco cosa serve. E Lily ha un'intera ghirlanda. Togliamo il tappo metallico dalla lampadina e all'interno mettiamo la ghirlanda. Continuiamo così, finché avremo abbastanza bulbi. Wow, le nuove luci sono così luminose. Appendiamole sotto il soffitto. L'atmosfera è magica. La nostra casa galleggiante ora può essere vista da lontano. Benvenuta nel territorio del benessere e del buon umore. È un nuovo giorno. È ora di alzarsi. E non possiamo fare a meno dello yoga mattutino. Hey Jane, come hai dormito? Ma non puoi meditare a stomaco vuoto. Abbiamo qualcosa di gustoso. Oh no, ma... Abbiamo un retino e il mare. Aspetta un secondo. Jane è sull'obiettivo. Ottima pesca. Frutti di mare a colazione. Cosa c'è di meglio? Accendi il barbecue e mettici sopra i molluschi. Jane, quanto manca? Sii paziente, Lily, ci siamo quasi. Sono pronte. Buon appetito, Lily. È stata una giornata davvero lunga. Ora puoi prendere il sole e nuotare. E niente uragani in vista. E quando il divertimento in acqua diventa noioso, puoi rilassarti sull'altalena o farti bella allo specchio. Che queste vacanze non finiscano mai.